Ciao a tutti, oggi parliamo di fiori estivi e fiori tropicali. La natura ce ne offre tantissime varietà. Oggi in particolar modo vi voglio parlare dell'Equispermum, che è un fiore che deriva dal Sudafrica, fiore simbolo appartenente alla famiglia delle protee. Ne esistono all'incirca 50 specie. In questo caso io ho l'Equispermum, anche chiamato punta spilli, proprio per la particolare forma degli stami. Oltre all'Equispermum ho delle Crespedia, che sono queste simpatiche palline fiorite piene di polline. Potete tenerle tranquillamente senza acqua e rimarranno così invariate nel colore. Abbiamo anche della Chillea, abbiamo inoltre anche la Tanacea, un fiorellino molto usato e considerato dalle mie amiche, perché si rappresenta in una varietà di forme e colori molto particolari. Un altro fiore molto elegante e tropicale è il fiore della pianta di curcuma, che esiste in vari colori. In questo caso io ce l'ho verde, ma possiamo trovare l'infiorescenza in rosa, in bianco e in un colore azzurrino, è una nuova varietà. La composizione che vi propongo oggi è fatta di fiori e un po' di frutta. Prendiamo una spugna, la immergiamo nell'acqua, ma attenzione, non sommergetela d'acqua, ma lasciatela galleggiare, altrimenti la spugna non rilascerà l'acqua adatta al fiore. Prendete, io ho preso un vaso in vetro, in questo caso con un colore un po' così verde acido, prendo la mia spugna, la taglio e la vado a risezionare nuovamente perché la mia vaschetta è stretta e vado a collocarla all'interno e creiamo una mattonella. Attenzione, non schiacciate mai le spugne con le dita, altrimenti non rilasceranno, come ho detto prima, l'acqua necessaria. A questo punto prendo i miei fiori. Comincio dall'Equispermum, che è il nostro fiore principe. Cesoia, lo recido completamente. E comincio dalla parte laterale della mia composizione. Questa dovrà essere una composizione che si presenterà in forma molto geometrica, adatta, che ne so, a un pranzo, una cena a base di sushi. Compongo poi e continuo con l'anaceto e alterniamo anche con delle rose tagliate sempre cortissime, 2-3 cm, e inseriamo. Alterno con dell'altro anaceto e continuo a settori di colore. Comincio con il peperoncino, lo inferriamo leggermente, così, in questo modo, con fil di ferro perché è molto debole altrimenti, e lo inseriamo nel contesto della nostra composizione. Sicuramente questa potrebbe essere una composizione da regalare alla vostra fidanzata, vostra moglie, per ricordarvi tutta la passione che avete per lei, visto i fiori che stiamo usando. Bene, a questo punto prendo della Achillea per dare una massa ancora più forte alla mia composizione. Cerco di metterlo in modo composto, sempre in linea con tutto il resto dei fiori. Divertitevi pure con frutta in questo periodo così estivo. Anche l'ananas è un bel elemento decorativo, lo potete svuotare completamente, immergervi una spugna all'interno e poi decorarlo con i fiori. Però come al solito voglio aggiungere qualcosa in più, e il mio qualcosa in più è il limone, un tocco di frutta. Come faccio? Prendo due ferri, oppure ancora meglio una forcina girata di ferro, e introduco e mi creo una sezione con il limone. Quindi con questa composizione porterete in tavola sia il profumo, il colore e anche la sensazione proprio dell'estate. Terminato con la frutta, l'ultimissimo tocco lo do con un tralcino di edera. Quindi il mio giardino mi fornisce l'ederina, mi prendo un tralcio non molto grande, vado a inferrarlo, giro, taglio e vado ad inserirlo
laterale obliquo alla mia composizione. A questo punto cercate di vedere la naturalezza dove porta il tralcio d'edera e cercate di non costringerlo troppo. Quindi io sento che questo tralcio mi porta a fare questo tipo di giro e lo posiziono qui. Per fermarlo come faccio? Prendo sempre le mie famose forcine. Bene, questa è la nostra composizione terminata, spero vi sia piaciuta, spero che se la realizzate i vostri amici la gradiranno. A questo punto io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Se avete comunque domande da rivolgermi, scrivetemi pure al giardino di Silva, @adachannel.it.